Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi andiamo a studiare l'ultima partita che ci è rimasta da analizzare del 17° turno ed è il big match tra Roma e Inter. Partita assolutamente interessante, al di là che è una partita classica che spesso ci ha regalato tanti gol, comunque viene anche dal buon momento della Roma, mentre l'Inter dopo 8 vittorie è incappata nella sconfitta contro la Sampdoria, quindi vorrà assolutamente ripartire. Prima di vederlo, come sempre, ci vediamo la sigla, ma prima ancora della sigla devo ricordarti e chiederti di iscriverti al canale e di lasciare un like al video. Sigla. Benissimo, eccoci di nuovo. Allora, Roma-Inter si gioca all'ora di pranzo di domenica, di domani. Allora, la cosa che mi dispiace probabilmente di questo match è che si disputa in un momento della stagione dove comunque le squadre hanno giocato dopo la pausa natalizia praticamente in maniera molto compressa, ravvicinata, e già venerdì c'è il derby, quindi un momento non esattamente ideale per un match così importante. La prima cosa che salta all'occhio, che ci indica il superfoglio, è che le quote sono in metrica forbice. Ce lo andiamo a vedere. Infatti, vediamo che c'è la forbice 2 dell'esito 1 e 2 dell'esito 2, 2,88, 2,38. Quindi, come una forbice, entrambe sono intorno a quota 2. L'allibramento è molto, molto, molto basso, 4,52. Tecnica della forbice, allibramento anomalo, lo abbiamo già visto precedentemente, vengono sempre fuori partite con tanti gol e anche qualche sorpresa. Questo mi fa un pochino sperare che la Roma possa ottenere qualcosa di buono da questa partita. Se guardiamo le statistiche, vediamo qualcosa di molto strano. Allora, la sottofrequenza statistica ci direbbe copri x2. Il copri è un esito che lui ci consiglia quando non è esattamente la giocata tranquilla da fare. Cioè, se era un buono x2, ci avrebbe consigliato appunto buon x2. Il copri ha un po' di vittorie in meno sulla x2, ma non abbastanza per consigliarci la 1x, quindi rimane leggermente favorita l'Inter, ma nel copri avviene qualche possibile sorpresa. E lo vediamo invece a livello statistico, quindi le sottofrequenze per questo quadro statistico e queste quote dicono copri x2, mentre le frequenze statistiche normali basilari vedrebbero l'esito 1 come più probabile al 41%, anche se è molto equilibrato, 62-58, quindi c'è questa già stranezza dello sbilanciamento. Quote in questo momento della Roma sono tutte un po' al rialzo, dell'Inter qualcuna sale, qualcuna scende. Possiamo notare rispetto all'apertura che l'Inter continua a scendere e la Roma continua a salire, però con questo allibramento così anomalo è veramente strano. Roma che viene da 4 vittorie e una sconfitta, Inter idem, solo che la Roma la sconfitta l'ha avuta 3 partite fa con l'Atalanta, l'Inter l'ha ricevuta 2 giorni fa, praticamente 3 giorni fa, contro la Sampdoria. Andiamoci a vedere gli esiti sui gol. Alta, discretamente buona la percentuale sul gol, quote interessanti, diciamo abbastanza in linea con la quota reale allibrata, e in questo momento tutti i bookmaker, c'è qualcuno che va addirittura troppo basso. Non è male, non è male. Vediamo l'under over. Anche qui c'è un leggero rialzo, c'è un rialzo, perché non possiamo dire che non ci sia un rialzo, c'è un rialzo, però
non è troppissimo. Secondo me l'esito gol ce l'abbiamo sicuramente, e probabilmente anche l'esito over. Per una partita di questo genere, molti mi chiedono come studiare l'over primo tempo. Ecco, questa sarebbe una classica partita da over primo tempo, perché ci sono alti segnali di gol, discreti segnali di over. L'over primo tempo, secondo me, può essere una bella soluzione, una soluzione che mi aspetto possa verificarsi. I risultati esatti ci stanno, a parte il 3-3 che mi sembra esagerato, 2-2 e 1-2 secondo me ci possono stare. L'Inter, vediamo un attimo, qualcosa te la concede, la Roma addirittura meglio dell'Inter in difesa. Il problema, diciamo, la cosa che in realtà ci dovrebbe garantire piuttosto lo spettacolo sono i gol. 2,38, 2,25. Quello che notiamo è quindi che nei match con così tanta importanza può un po' andare contro statistica il fatto che comunque Roma mantiene 5 volte la porta inviolata, l'Inter 3 volte. Forse se la partita assume un carattere emotivo potrebbe valere di più dei dati statistici, quindi forse troppi gol aspettarseli non sarebbe giusto. Però Roma-Inter è una partita di quelle di cartello un po' a parte, cioè è vero che è un big match, ma è pure vero che hanno sempre fatto una valanga di reti. E poi abbiamo la forbice e l'allibramento anomalo. Secondo me qua veramente come risultato esatto mi andrei a rischiare il 2-2. Poi se vogliamo fare una giocata tranquilla utilizzerei il gol. Altra giocata che mi sembra tranquilla è l'over primo tempo. Se vogliamo cercare qualche rischio in più, gol e over. Secondo me è una visione che possiamo assolutamente dare a questo match. Per questa partita è tutto, se ti è piaciuto il video come sempre iscriviti al canale e lascia un like, ci vediamo in un prossimo video.